Ok ragazzi, allora in questi giorni sto provando a riprodurre la gravità che c'è tra la Luna e la Terra, e vabbè c'è anche il Sole qua. Perché volevo cercare di capire se era possibile nello spazio, in uno spazio vuoto, se era appunto possibile riprodurre il fatto che la Luna gira attorno alla Terra o viceversa, la Terra attorno al Sole, eccetera. Allora, inizialmente su Instagram avevo postato il fatto che se noi facciamo play, come vedete la Luna tende ad andarsene sulla Terra. Allora ho pensato che forse si dovevano spostare, infatti come vedete si spostano. Però lo stesso non si riesce, perché comunque la Luna o se ne va via oppure cioè, dovrebbe aumentare la velocità per poter stare al passo della Terra quando arriva da questo lato, per esempio, visto che la rotazione è così. Allora, sto facendo sempre delle prove perché ho capito, ho pensato che magari la Luna, quando arriva qua, non se ne va sulla Terra perché c'è il Sole che comunque ha un'attrazione maggiore, ovviamente, per mantenere anche la Terra nella sua orbita. Quindi ho fatto play. Inizialmente questo raggio grande del sole era più piccolo e diciamo che più o meno riuscivo a far girare la luna, però arrivava qua e poi giustamente era attratta sia dal sole che dalla terra, quindi se ne andava sempre sopra la terra. Così ho aumentato il raggio del sole, chiamiamolo così, ed è successo questo. Vabbè, lì tocca comunque la Terra, però vedete che succede? La Luna continua a girare. Ah, ovviamente ha toccato la Terra qua e se n'è andata sul Sole. Allora ho pensato un'altra cosa. Faccio di nuovo play. Quando la Luna se ne va lì, rimuovo la Terra e come vedete la Luna continua a girare. Quindi si è effettivamente creato un equilibrio. Quindi tecnicamente è possibile fare questo, fare in modo che un corpo giri attorno a un altro. L'unica cosa è che appunto, a furia di girare prima o poi, succederà una cosa, o verrà attratta oppure assumerà così tanta velocità che se ne andrà via, perché uscirà dal raggio di cattura del pianeta. Infatti, se non è, dovrebbe essere questo giro, vediamo. Se ne va, se ne va, se ne va, se n'è andato. Quindi nulla da fare. In un modo o nell'altro non può funzionare perché appunto, mettiamo caso anche se si muovono, anche se tutto questo si muove. E poi è peggio perché appunto questo corpo tipo la Luna, cioè dovrebbe seguire persino il movimento del Sole che è molto veloce, anche se comunque nello spazio la velocità non è tutto un altro sistema, vabbè. Perché non c'è l'attrito dell'aria, quindi la resistenza dell'aria, quindi è come se vanno a velocità nulla. Però comunque il movimento lo hanno, quindi in qualche modo la Luna dovrebbe stare al passo del Sole, ma allo stesso tempo della Terra, che poi fa un moto di rivoluzione. Allora, perché qua praticamente dovrebbe accelerare, infatti. Vabbè, non si vede, però comunque dovrebbe accelerare affinché non vada a urtare la Terra.
Però che succede? Che già così, come vedete, tende ad andarsene verso il sole, vabbè, sarà che sta anche vicino e ci può stare, perché comunque non è in scala, però appunto penso che seppure si fosse davvero creato questo equilibrio, aspettate un attimo, l'abbiamo urtato ormai, seppure si fosse creato questo equilibrio, prima o poi ci deve essere qualcosa che fa cambiare la rotta a questi qua, quindi tipo alla Luna, e a deviarla proprio dalla sua orbita. Per esempio, dicono che la Luna è costantemente colpita da meteoriti, però appunto non, rimane sempre là ed è impossibile, perché cioè, basta un piccolo scostamento e cioè se ne andrà via, come abbiamo visto prima, tra un po', tra 2 o 3 giri se ne andrà. Quindi questo modello può funzionare se nell'universo non ci sono corpi che appunto interferiscono con il loro moto. Ma nel momento in cui anche un solo meteorite, soprattutto la Luna che non ha diciamo, nessuna forza particolare che la tiene ferma là, basta che viene colpita da un meteorite abbastanza grosso, vabbè, come si può quantificare la parola grosso? Nello spazio dove appunto non essendoci attrito. Allora, mettiamo caso che da qua, dalla destra della Luna, arriva un meteorite, no? Che poi volendo si può fare anche la simulazione, vabbè, però ci passa troppo tempo. Quando io faccio play, essendo questo urtato, mettiamo che appunto viene in diagonale, così va anche a urtare il suo moto. Allora, innanzitutto la fa rallentare, poi la fa avvicinare alla Terra. Quindi che succede? Che appunto dovrebbe succedere questo, che essendo più vicina alla Terra ha una forza attrattiva maggiore e quindi boom, cade sulla Terra. Perciò, se questo non è mai accaduto in tutti questi anni, perché appunto dicono che ci sono addirittura sin dalla creazione, no? Che sono passati secoli e secoli e chissà quanti millenni, non è mai successo, no? Quindi è una cosa impossibile. Perciò io dico, cioè, l'universo, il posto dove viviamo, non può esistere, cioè non può funzionare così come ce l'hanno mostrato, cioè più che altro perché appunto ci dicono che comunque nell'universo ci sono interferenze di altri corpi che appunto urtano gli altri pianeti, eccetera. Posso capire che adesso l'universo è immenso, tutto quello che vuoi, perché infatti qua abbiamo visto che se io continuo a fare play qua, più grande è il disco e più sicuramente c'è una vasta area di azione. Però comunque sta appunto il fatto che in tutti quegli anni, cioè prima o poi, urti di qua, urti di là, da qualche parte doveva urtare, prima o poi, cioè cadere, tipo infatti sulla Terra è caduta, che poi dicono che la Luna era già un asteroide di suo, che appunto ha urtato la Terra ed è rimasta nella sua orbita, però abbiamo visto, poi metto il video che pubblicai su Instagram, che a furia di girare, vabbè, tanto si vede anche qua, a furia di girare, il corpo assume velocità e quindi prima o poi se ne va. Quindi non c'è modo di farlo funzionare. Però ho scoperto un'altra cosa. Ovvero che noi possiamo qui, come vedete, c'è forza
Questa dovrebbe essere la gravità, vabbè, forza attrattiva. Se io metto... Allora, innanzitutto facciamo... Questo lo disabilitiamo per il momento. Andiamo a vedere qua. Se io faccio meno nuve... Allora, innanzitutto così vediamo che succede. Ok, questo gira... Boom, e se ne va sopra. Però se io faccio meno nuve, 81, e faccio play, come vedete... Viene respinto. Allora, un modo in cui può funzionare è creare l'equilibrio tra attrazione e respingimento. Quindi, allora, in questo momento mettiamo che questo deve avere positivo e questo negativo. Vediamo che succede. In teoria la luna dovrebbe andare sempre dritta. Ecco. Adesso togliamo qua, mettiamo, facciamo nuove. Vediamo che succede lo stesso. Facciamo 5 direttamente, vediamo che succede. Uguale. Quindi dobbiamo tipo mettere 1, non so. Quel tanto che basta. Allora, là, vediamo qua, era 80 e 81, quindi proviamo con meno 0,9. 81, no, 19, vabbè. No, 19. Proviamo con 19, niente. Proviamo con 1, allora. Insomma, bisogna trovare l'equilibrio qui, cioè prima o poi dovrà funzionare. Oh, caspita. Ok, ora sembra funzionare. C'è comunque quel muto. Proviamo con 4. Niente. Allora, proviamo un'altra cosa. Invece di farlo muovere, anche se comunque si deve muovere. Facciamo così. Vediamo che succede. Oh, che se ne va sopra perché appunto abbiamo tolto il moto. Vabbè, come vedete non è facile, quindi io voglio proprio capire com'è possibile che si sia creato quell'equilibrio nell'universo. .9. Cioè, come vedete, è impossibile. Ma non lo so, proviamo 5 di nuovo. Muovo 5 assai. Vabbè. Proviamo a fare così, visto che possiamo modificare in diretta. Oh, è assai. Però vedi. Vabbè, insomma, non si può, come vedi. Cioè, non è che non si può. Cioè, è proprio difficile andare a creare l'equilibrio qua. Cioè, come fai? Quindi io voglio capire com'è possibile che siano riusciti a creare l'universo, cioè com'è che può, come può funzionare l'universo, se qua come vediamo non è facile. Allora, qua il muto era 4, mi sa, o 3, 3,5, vediamo. Vabbè, che comunque c'è, cioè, dovrebbe... Cioè, come vedete, non... bisogna andare a trovare, cioè, il valore preciso, esatto. Com'è possibile che questo nell'universo accade in modo naturale? È assurdo. Quindi è ovvio che c'è qualcosa, c'è qualcos'altro. Perché non può funzionare così. Proviamo
qua a modificare. Che cosa sta succedendo qua? Il raggio della forza attrattiva, sì. Penso, boh. Ma tu. Sì, perché vedi, cioè, è proprio un valore. Un valore che lo devi beccare, proprio al. Non si capisce con quale precisione. Quindi, come vedete, non si può. Comunque, nella realtà, ho visto che tramite i magneti è possibile creare un sistema che fa rimanere la Luna qui ferma. Proviamo una cosa, allora, vediamo, Luna, velocità iniziale 0, che succede? Ok, questo volevo. Vediamo una cosa, se riusciamo a. Ehi, fermati, Luna. Lo mettiamo 4 qua. A trovare quell'equilibrio che ho visto che si può fare tramite magneti. Oh, no, no, è assai. Cioè. Ok. Però appunto, cioè, se ne va troppo. 9.1, vediamo. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. Lo beccheremo prima o poi, non vi preoccupate. 6, 7. 8. Oh cavolo. Dov'è? Com'è 10? Capito che è successo? Sì. Ok, ci troviamo in uno stato 9.8. Cioè, alla fine è lo stesso, è 9.81. Cioè, vedete, questo hanno la forza uguale, 9.81 e meno 81. Però, appunto, la Luna comunque viene attratta perché vabbè, stava posizionata un po' dentro al raggio, quindi giustamente la forza attrattiva è maggiore. Però quello che io voglio spiegare è che anche se noi la mettiamo qua, la Luna, ok, rimane ferma, però in realtà si dovrebbe muovere. Vabbè, rimane ferma, è magia. Quindi proviamo a dargli, non so, tipo velocità iniziale. Personalizza velocità iniziale. Vabbè, aspetta, un po' assai. Questa dovrebbe essere la velocità in proporzione, vabbè. Proviamo 1. Velocità iniziale 1, no. Non funge. 1.5. Ah, assurdo. Ah, perché 1 invece la era 1000. Quindi proviamo con 100. Ok, si muove. Però, come vedete, se ne va sempre fuori, perché appunto c'è la sua inerzia e poi la forza repulsiva qua. Quindi, che
che poi tra un po' si fermerà, forse. Proviamo con 90. Vabbè, non si può, perché comunque, considerando che la Terra si deve comunque muovere, quindi la Luna, quando si trova qua sopra, sulla destra, dovrebbe accelerare. E questo non è possibile. Allo stesso tempo, quando si trova dall'altro lato, dovrebbe decelerare per poter restare in orbita. E quindi capite che fare questo sistema in un universo che si muove è, non dico impossibile, però insomma, stiamo osservando che appunto non è una cosa semplice trovare l'equilibrio tra tutte le forze qua. Quindi non c'è niente da fare. Cioè, secondo me c'è dell'altro. Perché vedi, ora sta camminando piano. Se la Terra si muoveva, ovviamente la Luna non riusciva a restare in orbita. Quindi, vabbè. Questo è, non so, ditemi voi. Se volete vi lascio anche il progetto, così potete fare voi il test, non so, cambiare i parametri, vedere un po'. Vediamo se rimettiamo il sole, che succede? Vediamo un po'. Ah vabbè, il sole si muove perché sta sotto al nullo. Teoria non dovrebbe andarsene, invece se ne va. Questo è il centro. Mi sembra che ora ce la fa, però vedete che succede? Viene attratto, assume velocità e se ne va verso il corpo più forte. Quando addirittura dove se ne esce. Addirittura se ne è andato di nuovo sulla terra. Scusate per il dialetto. Quindi, cioè, mettetevi un'anima in pace. L'universo non è così come ce l'hanno raccontato. Ok, qualcosina. Guarda che sta succedendo. Ok, ci troviamo. È probabile che ora troverà il suo equilibrio, no? Perché sta aumentando la velocità, come vedete. Tra un po' se ne andrà. Ciao. Vediamo se qua cambia il valore, no? Caspita, ho trovato l'equilibrio, no, è impossibile. Pazzesco. No, vabbè, epico. Cavolo. Ora però mi voglio cervellare a capire se questo dipende dalla sua velocità iniziale. Ma to che cavolo è successo, no? Mettiamo 120 secondi. Troppo epico. Però come vedete, vabbè, diciamo che questo è quello che dovrebbe essere successo tra Luna e Terra, che la Luna ha urtato la Terra e poi ha preso la sua orbita. Se faccio così. Oh cavolo. Vabbè, da capo. Quindi sì, può essere che appunto l'universo si è cioè la Terra si è formata così, che la Luna ha deciso di urtare con la Terra. Però io sono curioso di capire la velocità che c'ha qua. Purtroppo non si può calcolare. Cioè, si potrebbe calcolare, però complicato. Cioè, è macchinoso, bisogna fare tante operazioni.
Però devo vedere se c'è qualche plugin che permette di calcolare la velocità di movimento di un corpo. Vabbè, in pratica è solo che questo ora si fermerà, sì, io voglio che si ferma, perché voglio vedere che succede quando si ferma. Ok, si è fermato, giustamente l'orbita inizia a sfasare, però, caspita, rimane... Rimane lì. Figata. Sembra che si sta deformando però l'orbita. Voglio vedere che succede fino alla fine. Quindi vi consiglio di prendere dei popcorn e aspettare ad osservare l'universo in velocità accelerata. Vabbè, sembra che rimarrà sempre così perché comunque l'orbita sembra mantenere una forma regolare costante, però cambia solo la rotazione dell'orbita stessa. Vabbè, prima o poi, ma sembra che comunque si sta per avvicinare al Sole. Caspita. No, qua ci vuole un giorno, 120 secondi, no? 3600 secondi. 36.000, vale tanto che cambia. Ok. E quindi... vabbè, forse ora lo taglierò il video finché non ritorna di nuovo là. Oppure boh... No, commentiamo insieme. Anche se voi potrete solo guardare. Cioè, io commenterò da solo. Voi potrete scrivere nei commenti quello che pensate. Però è davvero sorprendente che sono riuscito a creare sta cosa. Quindi effettivamente dipende tutto dal raggio che hanno. Quindi prima dicevo che non era possibile, ora dico che è possibile. Però appunto io mi chiedo, se io aggiungo un altro corpo, come può funzionare? In base forse alla sua grandezza. Ah, guarda, un'altra... No, vabbè, questo... Però come vedete, questo nonostante ha urtato la... diciamo, chiamiamola terra ormai, il sole è diventato terra. Che succede? Che non mostra la stessa faccia, ma anche... ma cambia, cioè in base... C'è il suo asse, l'asse della luna, ruota, quindi non... Cioè, per dire che non è vero che si dovrebbe vedere solo una faccia, ma anche, cioè, vedete, anche quella posteriore. Vediamo che cosa è successo all'inizio, però. Scusate, devo... Allora, qua manteneva il suo asse. Oh, cavolo. Ecco, vedete, questo è successo, quindi cioè la luna dovrebbe girare così, quindi si dovrebbe vedere sia tutto non ha 360 gradi, non ha la sua interezza, però faccio un tentativo, una cosa, una prova ad aumentare il raggio della luna. Base oggetto, raggio, mettiamo tipo più piccolo, più grande. Più grande, voglio mettere il doppio. Ah, cavolo. Quindi dipende anche dalla sua dimensione. Quindi se io rimetto 3. Figata. Quindi
in base alla loro dimensione, beh, giustamente, c'è più massa attrattiva. Ah, ok, quindi la massa. Pertanto, vabbè, sta di fatto che comunque una cosa che appunto non può essere veramente è il fatto che la Luna è vero che magari all'inizio possa aver girato così e poi si è stabilizzata, però nel corso degli anni, cioè penso che comunque si dovrebbe notare un po' di un minimo di rotazione. Comunque guardate l'asse blu, tendeva. Ora si è fermato, vabbè. Comunque sono curioso di mettere un altro corpo, onestamente. Oh cavolo, che cavolo è successo? Però questo lo mettiamo tipo a 400. Vediamo se mantengono distanze diverse. Però li facciamo. Dall'altro lato vediamo che se c'è. Ah, ma questo c'ha. No, non uscire. Uffa. Assurdo. Se sì, vabbè. Ma io sono convinto che prima o poi lo troveranno l'equilibrio. Comunque stavo pensando di sviluppare un'applicazione per fare questo tipo di test. Cioè un'applicazione scientifica dove tu puoi cambiare i parametri. Degli oggetti, della forza attrattiva, tutto il resto che vuoi, cioè, e fare questo tipo di simulazioni. Quindi mi serve uno sviluppatore per applicazioni per iOS. Se qualcuno tra di voi c'è, si facesse sentire. Perché praticamente esiste già un'applicazione dove c'è un livello, è un videogioco dove ci sono vari livelli e alcuni livelli hanno degli oggetti attrattivi. E in uno di questi livelli c'è una forza attrattiva libera, quindi tecnicamente cavolo, guardate che è successo. Cioè la Luna ha preso una sua orbita. No, vabbè. E hanno trovato l'equilibrio tutti e due. Vabbè, e quindi c'è questo livello in cui si può fare questo tipo di simulazione, che tu lanci l'oggetto contro questa forza attrattiva e quello ruota sempre attorno. E tu puoi vedere effettivamente cosa succede, perché ci sono delle volte che appunto riesce a riprendere velocità e ad uscirsene fuori dal campo attrattivo, quindi sarebbe interessante creare questo tipo di simulatore scientifico, più che scientifico, simulatore fisico. Perché, sai, potrebbe essere interessante, come dire, appunto fare questo tipo di esperimenti e magari riprodurre l'universo, creare un progetto in cui tu crei appunto l'universo, magari anche in scala o comunque non lo so. E appunto tu te lo tieni e magari gli assumi, gli dai la velocità reale e puoi usarlo per predire l'andamento che avranno i corpi con precisione o precisione approssimativa. Che cosa succederà e quando succederà. Tra
per esempio, se magari la Luna prima o poi cadrà sulla Terra, chissà quando succederà e se succederà. Vabbè, comunque oggi abbiamo scoperto che effettivamente l'universo può funzionare così. E qua i pianeti si sono stabilizzati, quindi l'unica cosa è che all'inizio, quando si stava muovendo, hanno avuto un po' di urti. Mi sarebbe piaciuto vedere se appunto mentre si muovevano si stabilizzavano. Comunque sembra che, cioè, non si riesce a capire se in base. Se la distanza cambia in base a loro, beh, sicuramente sì, perché questo è più grosso, quindi rimane più vicino. Se invece qua ci fosse stato qualcuno più piccolo, evidentemente sarebbe andato più lontano. Oh, sono soddisfatto. Abbiamo fatto un test insieme, perché questo video lo caricherò così, senza fare modifiche, senza niente, mi scoccia. Perché in realtà volevo fare un video dal telefono, però è venuto, non so, vediamo, 53 minuti. Quindi state a vedere di nuovo 53 minuti fin quando fai l'editing. Quindi lo lascio così, così provate insieme a me le stesse emozioni che ho provato io. E vi chiedo scusa se ogni tanto mi sono incespicato con le parole, però almeno avete un video con tutta la mia naturalezza. Sperando che la mia voce non vi annoi e sia di gradimento. Udibilmente gradibile. Vabbè. Oddio, sembra che si sono urtati. Cavolo, sì. O forse, boh, non lo so. Ma sì, perché questo di nuovo. Ok, ora voglio riprovare, però questa volta voglio effettivamente provare a metterlo qua. Perché no, no, se noi lo mettiamo sotto qui non. No, volevo mettere Luna è Luna sotto al sole come figli, però poi verranno, se non andranno insieme al sole oppure no, aspetto, perché io ho animato l'oggetto nullo, quindi se io faccio così, sai che faccio? Io me lo tengo così questo. Ma oh, si sono urtati. Se buonanotte. Non se ne escono più. Quindi ho questo qua. La 1-1. Mettiamo. Glielo diamo in positivo. Vediamo che succede. Ok, forse così funzionerà. Non vi urtate tra di voi. Che okay, non voglio ricreare un altro sole, terra e luna. Scusa, ma la luna che cavolo? Perché non prende il suo equilibrio? È assurdo. Voglio dire che queste che influiscono tra di loro. Oh, perché magari li ho messi qui sotto. Quindi li tolgo dal nullo. Li metto sopra. Vediamo che succede. Quando si stanno per schiantare di nuovo. Ok, la luna ha preso il suo moto. Questo grande non si sa che cosa vorrà fare. Vabbè, tende sempre a toccarlo. Ok, però effettivamente la dimensione cambia, fa cambiare la distanza in cui si tengono. La luna ha preso il suo equilibrio, il sole anche. Ok, sono un dio, ho creato un universo virtuale. Ma che fantastico. Vabbè,
Ora però vediamo che succede quando si fermano. Quindi stiamo assistendo in prima visione TV che succede se il sole si dovesse fermare. Siete pronti? 3, 2, 1. Non si schiacciano. Figata. Quindi è quasi. Quindi se il sole... Ok, no. Se il sole... si fermasse non succede niente, ok? I pianeti continuano a girare, cambiano sulla loro orbita. Però ora mi è venuto un altro pallino. Questa cosa è veramente complicatissima da fare. Perché volevo far girare... Udite, udite bene. La Luna attorno a un altro corpo. Che a sua volta doveva girare deve girare attorno al Sole. Ci riusciremo? Secondo me no. Però lo voglio fare. Insieme a voi? Sì, tanto, pure se dura 2 ore il video che fa. Vi vedrete, anziché vedervi un film, vi vedete il mio video. Allora, così funziona. Questa luna non c'è. Allora, quindi facciamo che questa è la luna, Sun. Cioè, Sun è la Terra. Quindi ti chiamiamo Terra, capito? Tu da ora sei Terra. Da questo preciso istante. Ok. Quindi tu sei la Luna. E insieme viaggiate per i fatti vostri. Ora però devo creare il Sole. Quindi Sole. Il Sole 24 ore. Questo orologio che suona è una sveglia. Cioè non è una sveglia, è un... Avete presente l'orologio Casio? Quello che fa titi? Ecco, questo è uguale, solo che fa pi. Anche se appena l'ho ricevuto, sembrava che aveva fatto pipì, quindi ora non so. Perché ora fa un suono continuo. Vabbè, in ogni caso... Forse perché in realtà ne ho due, quindi forse si sovrasta il suono di entrambi e quindi non so. Sembra un suono continuo. Vabbè, in ogni caso, sole. Però io ti metto qui e tu avrai un raggio esorbitante. Urca, vediamo che cavolo succede adesso. Siete pronti? Secondo me non succede niente. aspettate un attimo, ho sbagliato io. Vai. Cavolo. Sì, vabbè, buonanotte. Perché giustamente se ne va verso il corpo più grande. Ma facciamo un'altra cosa. Tu cacchio se ne sta a volare. Ah, vedi, è pazzesco. Però, cioè... La luna la sto seguendo perché si trova dentro. Ecco perché non bisogna metterlo dentro. Vabbè, ormai ha preso la sua velocità. Però vediamo se effettivamente se ne va di nuovo sopra. Se, buonanotte. Scusa, ma tu cavolo. Perché ti trovi là? Scusi, non capisco perché la luna si trova là. Ah, perché l'avevo spostata insieme alla Terra. Oh cavolo. Quindi Terra. Vabbè, qualche ora, massimo 2 ore. Quant'era? 1080? 1080 mm. Che poi non capisco.
Perché millimetri? Scusate, mi è caduta una cuffia. Non capisco perché millimetro, vabbè. Vediamo dunque. Se si stabilizzerà, vabbè, io direi di fare sole un po' più grande, raggio, getto. Facciamo 5.000. Ma forse anche di più. No, allora, quant'era prima? 1.000. Aspetta che forse si è stabilizzata la terra, ragazzi, si è stabilizzata la terra. No, falso allarme. Perché se io aumento la forza trattino. Raga, ho stoppato, facciamo una cosa, io provo a trovare l'equilibrio e poi vi faccio vedere il risultato finale. Tanto non. Se qua ce ne vogliono 10 ore, non è che posso stare a fare un video di 10 ore finché trovo l'equilibrio. Quindi, appena trovo l'equilibrio, vi faccio sapere. Cioè, che poi alla fine voi lo vedrete subito. Quindi, ci vediamo nel prossimo taglio. Al taglio della clip. Dopo il taglio della clip. Del video. Ok? Ciao. Uè. Ok ragazzi, rieccomi. Dunque facciamo play qui. Mi volevo dire che mi arrendo. No, vabbè, perché più o meno, vabbè, ci sono riuscito, come vedete, questo viene comunque attratto dal grande sole. E c'è una luna che effettivamente gira attorno a un altro satellite. Vabbè, un'altra palla. Vabbè, in poche parole mi sono scocciato perché comunque, seppur io riuscissi a farlo funzionare, sta sempre il fatto che appunto prima o poi succede il macello, quindi troppe interferenze spaziali. Questo è il destino che dovrebbe succedere. Prima o poi, addirittura la Luna se n'è andata sul Sole, la Terra è stata di passaggio. Ah, Gesù. E quindi, boom, catastrofe. Anche perché si è fermato il Sole, quindi. Rifacciamo un attimo, ancora la causa è stata proprio il fatto che si è fermato. Vabbè, in ogni caso stavo dicendo, anche se dovesse funzionare, anche se riuscisse a farlo, anche se l'universo sia veramente così, che regge, il problema è appunto che non può durare per sempre. Perché, come vedete qua, basta una minima, anche una botta che. Tutto si destabilizza. Quindi, ragazzi, non c'è nulla da fare. C'è qualcosa che non torna nell'universo. Cioè, più che altro, è probabile che sia un mondo statico. Cioè, dove gli oggetti sono tutti fermi. Cioè, hanno solo un moto, nel senso che il sole è fermo lì dove sta e non è che cammina di sua volta. Perché come vedete qua non si riesce perché cioè anche se si riuscisse prima o poi per esempio cade un asteroide una meteora sulla Luna gli va a destabilizzare la sua orbita e buonanotte se ne viene sulla Terra matematico quindi cioè, non può durare all'infinito, anche se magari, cioè, non lo so, secondo me l'universo è proprio, c'è qualcos'altro, qualcosa di più statico, di più artificiale, proprio perché non può durare all'infinito, altrimenti, cioè, altrimenti sarebbe collassato, ecco qual è il fatto. Che cavolo sta succedendo qua? ok, no come, cioè.
È tipo una cosa di atomi, non lo so. Quindi, come abbiamo visto prima, si può far girare più di una palla attorno a un corpo, ma tengono la distanza in base alla loro, dimensione, eccetera, eccetera, quindi la loro massa, eccetera, eccetera. Però per il resto, cioè, non possono durare all'infinito. E quindi niente. Questo è quanto. E niente, vi lascio. Il video sarà durato, non so, ora ho registrato altri 4 minuti e 16 secondi, quindi 19. Beh, quindi non sta neanche iniziando a fare rumori, quindi è meglio che vi saluto. Se nel frattempo riuscirò a Se nel frattempo riuscirò a fare qualcos'altro, ve la mostro come senza commento. Ciao!